Va bene. Ciao a tutti ragazzi, io sono Dante, oggi sono qua con un nuovo episodio di Assassin's Creed 4 Black Flag. Allora ragazzi, intanto prima di partire io vi invito a followarvi a questo canale e a passare sul mio canale YouTube. Il nome del canale è nella bio è nella link del mio canale Twitch e poi quando siete lì, io anche voi di YouTube vi invito a iscrivervi al mio canale, a guardare i miei video, a mettere la campanellina e a passare su tutti i miei vari link social che ci sono in descrizione. Perciò, ragazzi, detto e fatto in annunciato, io lo dico subito, partiamo. L'assassina a Taino. Vediamo un po'. Occhia. Ehi, calma, calma. Pensavo avessi bisogno d'aiuto. Perché? Che cosa vuoi da me? Il tuo nome è sulla mappa. Che gran pezzo di La mappa coscia. che ho venduto dei templari. Un errore. Tutti facciamo errori. Tipico. Ci metti i templari alle calcagna e poi ti spacci per l'eroe. Senti, ti dirò la verità ora. Sto anche cercando una chiave. Pensavo che magari la puoi lasciare a me se salta fuori. Capisco. Ti sei offesa. Me ne vado. Ti sfiderò in una battuta di caccia. Raccogli più pelli di me e vincerò. Bene. Andiamo. Porca troia. Un giaguaro bianco. Bel colpo. Hai dimostrato ciò che vale. Accetto il tuo aiuto. Per cosa? Guarda. Fregate. Perché? Qui c'è dell'altro a parte il pesce. No, quelli sono templari. Hai una nave e sei un bianco. Equivale a un passaporto. Ti aspetto a Grand Cayman per indagare. Navi templari, vai. Ovvio. Come mai hai quella faccia? Che strano. Non credevo mantenessi la parola. Dimmi, perché credi che la tua chiave magica sia qui? Esercita una notevole attrazione sui templari. Infatti, non ha bisogno. Non sappiamo cosa cerchino i templari. Qui vivono solo dei normali pescatori. Forse non tutti lo sono. Farò un giro laggiù e cercherò di scoprire qualcosa. Prova Albi, va bene. Mostrare la ricevuta, se vuoi. Il vice della signorita Marcus Vargas. L'ha firmata lui. La signora è alloggiata in casa sua. L'ho vista lì mentre consegnavo il pesce. Visto? Alvin è diventato nobile ormai. Ah, un pescatore nobile, certo. Watchmen Oh, here's help.
Ok. Qualche progresso? Ho sentito questo nome. Marquez. La conosci? È lo stesso nome dell'uomo che ha distrutto il mio villaggio. Ma abbiamo lottato e Marquez non ha vissuto fino alla vittoria. Credi che sia una parente? Se lo è, siamo nei guai. La ricevuta che ho rubato riporta l'indirizzo del suo segretario, Vargas. Vedo. E io so dov'è. Facciamo visita al suo vice e scopriamo che cosa sa. Seguimi. Devi cercare di capire che cosa c'è in gioco qui. Credo di saperlo. No, non è solo la chiave. Alcuni dicono che noi Taino siamo già tutti morti. Ma noi non ci arrenderemo mai. La lotta continua. Ci siamo. La casa di Vargas. Sta giù. Sfrutteremo l'elemento sorpresa stavolta. Laggiù. Nasconditi. Perché mi devo nascondere io? Devo parlare subito con la signorita Marquez. Si vede niente. Perché ogni volta piove? Seguilo. Che effetto sorpresa. Devo andare alla mia nave, veloce. Noi veniamo con te! Sta scappando! Presto! Scappare! Attendiamo ordini! Dammi una mano! Fuoco! Fuoco! Arrivano altri di quei cani! Pronti all'impatto! Fuoco! Ci servono sia l'uomo sia la barca! Se annega, perdiamo la Marquez! Fuoco! Lascate, cogliete vento! Fuoco! Dobbiamo colpirli lì! Pronti al fuoco! Abbordalo! Abbordalo e fallo parlare! Che stai aspettando? Abbordalo! Una porca puttana. Parla, amico. Dov'è la Marquez? Cosa ci fa qui? È già partita per Juventud. Cercatela pure laggiù. I suoi uomini vi daranno una lezione. Juventud è l'isola dei nostri nemici. Se Lucia Marquez si trova là, noi siamo il suo bersaglio. Quanti nemici avete? Quando sei braccato, a volte ti sembra che ogni straniero sia il tuo nemico. Con Juventud siamo in tregua da quando è morto il primo Marquez. Ma questa donna può riattizzare la disputa, si offre una bella somma. Ehi, non succederà. Prendi la barca. Ci vediamo là se vuoi la tua chiave. È l'ultima missione, ecco la prossima. Le stesse, ma... Ok, sulle tracce di Lucia Marquez, vai. Iniziamo. È da una vita che non vengo più qui. Ci sono passato altro, poco fa. La giungla è piena di liane e tranelli. La Marquez ne approfitterà sicuramente. Noi sappiamo che è qui, ma lei non ci aspetta. Dobbiamo trovarla, farla parlare e mettere fine a tutto. Vediamo dove va questo tizio.
A caso c'è un tizio. Ecco, peccato che non posso accucciarmi, eh. No, ricomincia il controller. Si sarà nascosta. Passiamo all'azione per stanarla. Sì. Elimina questi uomini. Usa la polvere da sparo. Ma tempo se l'ha fatto, ve lo tengo incagnonato. Lo ha incontrato. Usa la polvere da sparo. Mi ha fatto scoppiare. Ne arrivano altri. Uccidili e circondala. Deve restare sola. Oh. Non funziona, lo sapevo. Lucia Marquez. Ah, ma è quella. Sei me che cerchi. Vieni fuori e combatti in modo leale. Vai, prego. Oh. Vaffanculo. No. Non morirò per mano di una Taino. Mio padre ha visto il potenziale di queste isole. Oro. Industria. Anche libertà. La rivoluzione industriale sarebbe bella come Assassin's Creed. Non avete idea di come fare soldi. Vi avremmo portato la ricchezza. Come puoi portare la libertà a chi vive libero? Muori prigioniera della tua gabbia templare. Una donna morta non può parlare. Ecco il bottino. Ho tutte le chiavi adesso. Posso andare a prendermi la mia ricompensa. Ci siamo, raga. Olè. Sì, cazzo. Armatura templare. Sfoggiata con orgoglio dai templari. Questa leggera e flessibile armatura protegge dagli attacchi nemici. Ah, è templare. Bellissima. Però non ha il cappuccio. Cazzo, mi aspettavo che avesse il cappuccio. È bellissima però, raga. È stupenda, cazzo. Bene. Ragazzi, io concludo qua questa live, questo video. Io ringrazio tutti voi di essere passati. Vi ringrazio mille della compagnia. Io spero che il video vi sia piaciuto. E vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio di Assassin's Creed 4 Black Flag. E comunque vi invito a passare sia sul mio canale Twitch che sul mio canale YouTube. I link sono tutti nella bio, nella descrizione, e anche sui miei social vi invito. Vi invito comunque su YouTube e sia su Twitch a iscrivervi, a mettere la spuntina per le notifiche
e se vi va su YouTube mettete un like e lasciate un commento se vi interessa lasciare un'opinione o un suggerimento per un gioco futuro. Ciao a tutti raga, alla prossima.